5 minuti di sigla sono stato tutto il tempo a soffiarmi il naso. Molto bene, un raffreddore della Madonna. Quasi quasi prima di iniziare vado a prendere un pacco di fazzoletti intero. Aspettatemi, se riesco a uscire da questa stanza. Ci siamo. Oddio, cosa stiamo facendo? Ha fischiato fallo, meno male, Gesù Cristo. Mi è passato il raffreddore? Non è vero. Miretti, oh! Calcio di rigore. Bella percussione di Miretti in area. Bravo Miretti. Non si vede niente. È incredibile, due replay non si è visto niente. Vediamo da qua. Da quello che si è visto mi sembrava rigore, ecco, diciamo così. Tiramilic, non saltellare, ma saltella 100%. La rincorsa di Milik col saltello e lo spiazza, c'è l'1-0. Di Jarek Milik e col saltello anche l'esultanza. Molto sobria, molto elegante, molto da Milik. Secondo me se provo a calciare un rigore col saltello cado per terra. Non era coordinatissimo, eh. Sì, non un gran rigore. Eppure vale un gol. Uguale. Non si può vivere con questo raffreddore comunque, eh. Aspetta, cosa faccio? Vado a prendermi una Benagol quasi quasi. Aspetta, chiedo se me la portano. Mire. Col tacco gliela ridata Kostic. Kostic quest'anno non fa gol neanche a porta vuota, poveraccio. Non segna neanche con l'apice. Poi invece che tirare in porta abbiamo preso il contropiede, Locatelli, sul serio. Bremer. Grazie infermiera. Vediamo se riusciamo a sbloccarci. Gli vanno l'antidoping, eh. Pogba è uguale, eh. Ha preso una Benagol. Ma cosa fa Kostic? Cosa fa? Bravo Kostic che l'hai ripresa. Non ci credo. Sbaglia il dis, la fa bene Kostic. Ecco, dopo sbaglia Kostic, forse si prende anche il giallo. Una cosa buona aveva fatto. Una buona che ne aveva fatta. Non ce l'ha fatta. Dopo ha dovuto farne una brutta per compensare. Una bella. Dai, un contropiede. Uno, fatto bene. Deve andarci McKennie invece di Kostic. Bella. Madonna, abbiamo fatto una ripartenza. È dovuto andarci McKennie invece di Kostic per fare far gol a Milik. Che se no non lo facevamo. È dovuto andarci McKennie. Poi Milik ha fatto una roba da un'esperienza assurda, assoluta. Dai, un altro Arek e ti porta a casa il pallone. Uea! È in Coppa Italia, uea, tira. Deciso così. Bravo Milik. Uea! C'ha sti tiri dalla distanza che non lo sapeva forse. Percezione del tipo di partita è tutta qua. Che la Juve ha giocato il 68% della propria area di rigore. Tiene la propria metà campo. E soltanto il 32% di là. Cos'è successo? Oh, tripletta di Milik, ma non si è capito cos'è successo. Esulta Locatelli. Che cacchio sta succedendo? Triplo Milik, è d'accordo, ma non l'ho visto il gol. Ma è possibile, la Juve non fa azioni e quelle poche volte che riusciamo a fare gol non li facciamo neanche vedere. Ma come? Ok, Telefonini ce l'ha passata. Madonna che dormita. Bravo Loca, molto bravo Loca. Molto bravo Loca, sì. Grazie Telefonini. Noi in Coppa Italia andiamo leggermente meglio che in campionato. Dai, ragazzi, di Samarasic parliamo più avanti, no, stasera. Bel golettino di Yildiz adesso. Ah no, se facessimo un gol ogni soffiata di naso saremmo 75-0. Comunque è la prima sera in cui Milik fa davvero la punta questa, Ha fatto 3 gol. Rendiamoci conto. Bremer è migliorato nel fatto che riesce a difendere anche basso quest'anno. L'anno scorso c'era una fatica della Madonna, doveva andare in avanti. Miretti! Oh! Chi l'ha fatto? Basta. Ha finito i gol per sempre Milik con questo. Basta. Checking del gol, attenzione. Beh, fatto anche un gran bel gol. Questo è il più bello forse fino adesso. Non è tacco, è d'esterno.
Vediamo però se è in linea. Ha fatto un gran gol. No, è offside. Povero Arek. Il dis lo fa anche lui e torna al gol. Eccole, ma che palla di McKennie, ragazzi. Ma che cosa è Pirlo stasera, McKennie? Oh, Pirlo. Ladies and gentlemen. E c'è il golasso. Golasso. Minchia Weston, che roba. Porca vacca. McPirlo. Ladies and gentlemen. Porca vacca, McKennie, ma... Ma a parte che Ildiz fa un gol della Madonna. Gol della Madonna. Esce proprio Miretti per Ealing. Ma perché? Ma raga, ma McKennie, ma che cosa cazzo c'ha stasera? Cioè, ha bevuto l'acqua santa. È vero, 10 gol in due partite in Coppa. 10 gol in due partite, tanta roba. E in Coppa Italia è Uallegri. Avete presente in Mario che c'è Mario e Wario? È Uallegri. Da corto muso, lungo muso. Adesso faccio il fotomontaggio. Lo faccio immediatamente. È bellissimo. È meraviglioso. Lo metto subito su Twitter. Lo firmo perché è troppo bello. Uallegri. Cambiaso. Che parata di telefonini. Niente, la lore di Wario è che è l'opposto di Mario. Cioè, Mario alla M, Wario alla W. Quindi è l'opposto. Weston McKennie. No, McKennie è Weston McKennie diventa Weston McKennie. Ah, questo mi ha fatto malissimo. Quappe. Malter Wazzarri. Malter Wazzarri mi uccide. Non indica mai l'orologio Malter Wazzarri. Cioè, è sempre d'accordo con le decisioni arbitrali. Non fa gli auguri compleanni ai suoi calciatori. E sicuramente non tiene conto del recupero. Non ha scuse. Ammette sempre le proprie colpe. Finisce qui la partita. La Juventus vince per 4-0 con il Frosinone. Ed è bellissimo così. E siamo in semifinale di Coppa Italia. Godiamoci questo momento qua. Ladies and gentlemen.